più ragioni in più per scrivere le vostre domande di Galateo per il nostro maestro. Eccolo qua, buongiorno, buon pomeriggio, maestro. Buon pomeriggio, miei criptestesici discenti, come state? Ma allora la canzone dei Selton è Piccola Sbronza con la B. Eh certo, sì, un gioco di parole. È un gioco di parole, scusate, non c'ero arrivato. Dall'alto, voglio dire, delle mie frequentazioni schubertiane. Io i Selton li frequento poco. Sai perché però usano la B? Con la sbronza sono innamorato di te, mi sembra un testo non all'altezza del Zauberflöte di Mozart. Usano la B perché sono brasiliani. Fossero stati del Togo, avrebbero usato quell'altra lettera. Ecco, io la prima domanda la voglio fare proprio su questo. Il Galateo, caro Lapo Mazza, consente di fare dei giochi di parole... diciamo formalmente non scurrili, ma che un po' lo sono, tipo il figlio di Pu, il figlio di Pu, il figlio di Pulcinella. Bella questa, è proprio da Galateo, sì. Ma sì, ma ricordiamoci per esempio voglio dire quelli della notte piuttosto che Arbore, no? Che ci campavano per anni. Sa mosce di giorno, ve lo ricordate? Sì. In quel caso funziona sempre. Il Galateo è molto, lo dicevo poc'anzi a dei miei cari amici, in questo momento mi sto intrattenendo con loro e stanno per portarci ovviamente il latte d'asina dove faremo poi il bagno, che è normale a quest'ora. E è chiaro che quando succedono queste cose bisogna sempre cercare di essere flessibili. Il Galateo è flessibile. Allora, il doppio senso funziona sempre. Naturalmente nel doppio senso ci deve essere quel garbo del quale voi siete peraltro dei magnifici esperti. Ma cosa sta mangiando? Ma basta! Ma cos'è che stai mangiando? Non si parla con la bocca piena. Ma lei dai. Proprio? Ma Lapo! Ma che cavolo! Allora, dovete sapere che questa città mi è stata donata un grandissimo luminare della scienza, naturalmente, sì. Ed è una cicca sperimentale che rende immediatamente alti 1,95 m. Ah, okay. E allora io l'ho presa perché ne ho un certo bisogno, effettivamente. Perché stasera una partita di basket, sì. Sì, ma voi potete sottopormi anche altri argomenti. Ma sa che no? No, io ne ho uno. Allora, parliamo del cellulare a tavola. Ma dove va? Dalla parte del coltello o della forchetta? Allora, il cellulare a tavola, ne parlavamo proprio adesso. Il cellulare a tavola è naturalmente, se non è posizionato in una zona sconveniente, in modalità vibratoria naturalmente, tanto per non fare doppi sensi, in questo caso non deve essere presentato in alcun modo. Perché questo? Perché è vero che il Galateo si sta evolvendo, però è anche vero che il cellulare ha anche delle fattezze non particolarmente belle. E oltretutto, se siamo al tavolo con delle antiche signore, la ricordate la principessa Altoprati, per naturalmente, esempio, naturalmente, bella signora. Ce la saluti. Ma se siamo invece con una vecchia carampana brutta e noi guardiamo YouPorn, non è carino quello in sé, no, certo. Non il fatto che noi guardiamo YouPorn. Naturalmente, no? Altre domande, cari? Ma non ha risposto! Lapo, cioè... ma che cazzo sta facendo? Sta mangiando! Risponde lasciando le frasi a metà! È sulla sua Bentley decappottabile? In questo momento sono sulla Bentley decappottabile. Le manca solo il cappello fluente al vento, che chiaramente non ha più da un po'. Ma quello manca, ma diciamo che il cappello troppo lungo fa anche un po' capone, diciamolo, perché rischia di essere certo, un po' la volpe, un po' certo, la volpe e l'uva, vabbè. Sì, non dumbo. Allora, se non risponde alle nostre, risponde a quelli degli ascoltatori, ad esempio Gloria, che verosimilmente racconta di un aneddoto al concerto del Boss di Padova, ci dice: sì. In coda per comprare biglietti, coda folta, ti si affianca uno con alito pestilenziale che vuole condividere le sue 1000 esperienze e 1000 concerti. Possibilità di fuga pari a zero. Posso dirgli ti offro la caramella o sta male? E nel caso posso insistere? Beh, sempre meglio che non spruzzargli un GLED assorbi odori direttamente nella cavità orale, piuttosto che una saponetta intera. Vabbè, quindi si può fare o sta male? No, in questo caso il Galateo fa un piccolo distinguo. Bisogna in questo caso addossarsi la colpa, ovvero per non offendere la persona e dirgli che ha appunto l'alito agghiacciante tipo foglia di calcutta, bisogna addurre dei propri problemi. Tipo per esempio, sai, ho una malattia tropicale che mi costringe, che mi rende ipersensibile agli odori
e il colluttorio che tu hai usato, peraltro gradevole, ti provoca mi irrita, certo, esatto, certo, mi irrita al braccio destro. Allora in questo caso si è Toto Cielo assolti. Bisogna sempre girare la frittata. Il Galateo è un gran rigiramento di frittata. Sì, ma si era capito che è l'apoteosi dell'ipocrisia alla fine. No, non dica ciò, no, caro discente, no. L'ipocrisia è esattamente il contrario, l'ipocrisia è il sepolcro imbiancato, qui invece bisogna spruzzarlo di colori variopinti, naturalmente. E poi però la foruncolosi bisogna anche non simularla. A proposito di risposte in odorama. Sì. Angelo dal lago di Como, secondo me non è un caso, perché sai, lì fa freddo, probabilmente scrive da colico. Se mi scappa una puzza incontenibile in mezzo ad altra gente, cosa devo fare? No, non datur. Cioè, allora, l'abbiamo già detto, la puzza incontenibile... Ma basta, non dirlo neanche più! Non è prevista, proprio fisiologicamente. Sì, e nel Galateo invece è previstissima, ecco, noi per esempio, tanto che ne parliamo in continuazione. Ah, allora dobbiamo far servizio, No, io questo mantra che voi non avete capito l'altra volta, di questo mio compagno milanesone, che diceva questa cosa, io poi essendo toscano non la so dire magari bene, è questa cosa di che i rit fan rit e i lost fan tacalit, io la trovo magnifica perché perfetto. È una specie di ostrogoto di quelli che parla tipo Asterix e i britanni, no? Cioè, però è vero, cioè non si può parlare delle deiezioni. Va bene, allora cambiamo completamente argomento, ci sei Lapo? Prego. Allora, l'ambito è il matrimonio. Nel caso ti venga chiesto o ci sia l'opportunità di fare un servigio al matrimonio, faccio un esempio, a caso, mettere la musica in qualità di DJ. Lei fa a tempo perso. Può essere considerato un succedaneo dei 300 euro, 200 euro, 100 euro di regalo? No, le prestazioni di servizio non possono essere calibrate con il vil denaro, detto anche lo sterco del diavolo. Allora, ascolti una cosa, Lapo, mi chiedi di fare 4 ore o 3 ore di DJ set al suo concerto, al suo matrimonio, quindi non mi posso neanche ubriacare, quello è il mio regalo di matrimonio. No, il Galateo ce lo impegna, se è un amico, se è un conoscente sì. Un amico purtroppo non ci può essere scambio di vile materia quindi fecale, dipende però. Quindi dipende dal grado di amicizia, giusto? Dipende dal grado di amicizia. Allora alt, sì. Che lo sposo abbia la buona creanza di non obbligarti a fare 4 ore di DJ set Bravo, oppure di dire lui per primo questo vale come regalo di matrimonio. Sì, in questo caso una liberalità Allora ritorniamo sempre all'ambito del matrimonio, soprattutto per personaggi che al matrimonio stesso hanno ruoli così non istituzionali, ad esempio quello del DJ. Vale vestirsi in maniera un pochettino così meno tradizionale? Tipo vestito nero con lo Star Bordeaux? Vestito nero come? Con le scarpe da ginnastica. Ma insomma, ma è una cosa un po' già vista. Io metterei semmai, che ne so, un tacco 14 glitterato, allora in questo caso. Da uomo? È da uomo, sì. È così che usavano i cugini di campagna. Hai capito. Quelli funzionano sempre. O se no quelli tipo stivaletto anni 70. Certo, ricordate che c'aveva il tacco un po'. Berlusconi cuccava ancora di più. Non so, Paul Stanley dei Kiss. Come Paul Stanley dei Kiss, esatto. C'ha le cose, cioè, con questo tacchettone con la zip laterale. Quella funziona sempre. Va bene. Poi naturalmente in questi casi il glitterato può anche essere abbandonato, purché naturalmente si abbini il borsello della stessa tipologia di pelli pelletteria. E Ray-Ban a goccia marroni sul marron. Ray-Ban a goccia marron, naturalmente la cosa, l'alfettone vuole. Certo, il gomito fuori. Stiamo per chiudere là, poi io non so se l'ha sentito il resto della puntata di oggi. Ma non mi stai chiedendo quella roba lì. Punto veloce, che avete fatto? Niente, abbiamo intervistato un esponente del genere musicale della pizzica. La domanda è stata: ma qual è il segreto del successo della pizzica? E lui ha risposto testuale, Upilu. Dal punto di vista del Galateo è stata più sbagliata la domanda, la risposta, la risposta o il nostro silenzio agghiacciato dopo? Il vostro non era silenzio agghiacciato,
bensì un toccamento di birillo sottostante. Va bene, arrivederci Lapo, buona settimana, ciao. Ma basta, ma perché? Questo è stato il più grave errore, indugiare in discorsi di questo tipo con quel cochon di Lapo Mazzafontana che tornerà fortunatamente tra una settimana. Sì.